Salve a tutti, benvenuti al 20° incontro di Pagina Piegata Arte. Oggi vi parlerò dell'arte concettuale, movimento artistico che si è sviluppato in Europa, Stati Uniti, in tutto il mondo, da metà degli anni 60 in avanti, compresa in Italia. È un termine che attira l'attenzione sul mutamento generale dell'arte. È la più difficile da spiegare, da capire e da accettare. L'arte concettuale interroga lo spazio. Lo spazio. Ecco qua, bello, che si muove, che passa il tempo. Interroga lo spazio, le convenzioni e il linguaggio. È la priorità del mentale sul visivo, ovvero allo spazio dove l'opera si espande con la sua dinamicità del pensiero e del movimento. È libertà dell'immaginazione. L'arte concettuale è smaterializzazione dell'opera. L'idea di concetto è l'aspetto più importante del lavoro. Questo scombina un po' le carte. È un'arte il cui materiale sono i concetti, così come il materiale della musica è il suono. Padre del pensiero per un'arte di concetti, nei primi decenni del Novecento, è senza dubbio il francese statunitense Marcel Duchamp. Lui ha ideato le rimedie, ricordate lo scolabottiglie sopra un piedistallo, la ruota di bicicletta, l'urinatoio girato e messo tipo fontana e via dicendo. Vabbè. Comunque lui, il papà, ha aperto una porta, se non addirittura un portone, verso un fare arte completamente diverso da quel che c'era prima. Poi c'è stato tra le due guerre un movimento di stasi, dove ha prevalso il futurismo e il surrealismo. Dopodiché, alla fine del secondo conflitto mondiale, Marcel Duchamp è diventato un po' la bussola per arrivare poi infine all'arte concettuale da metà degli anni 60. La designazione di arte concettuale apre a forme artistiche che non possono essere giudicate sulla base di creazioni concrete, ma vanno comprese nel loro processo mentale. Non più l'interpretazione affidata solo all'occhio, ma predominante sarà il coinvolgimento delle nostre rotelle, della mente. Siamo, a mio parere, al culmine di tutte le esperienze di cui ho parlato nei passati incontri. Aspetti del concettuale erano già presenti nel New Dada, Nouveau Realisme, nell'arte povera, in Fluxus, Land Art, nella minimal art e nell'arte processuale. Per cui tutte queste correnti o episodi, come possiamo chiamarli, hanno aggiunto dei tasselli fino ad arrivare all'arte concettuale, a farla capire, esprimere dagli artisti ed accettare da pochi fruitori. Comunque, siamo in tanti. La realtà in cui viviamo è da vari decenni fatta di immagini. In questo senso, il ruolo dell'arte, se ci riflettiamo, non è più quello di produrre immagini rappresentative. Pertanto, con tali premesse, si sviluppa l'arte concettuale come superamento dell'opera. Si intende il progressivo allontanamento dall'oggetto a favore di una dimensione mentale. In altre parole, l'opera è espressa tramite un'idea. L'oggetto artistico passa in secondo piano. Si ha quasi la rinuncia ad avvilire il progetto artistico stesso calandolo nell'unicità di un oggetto reale, ma enunciandolo nella sua astrattezza, come pura riflessione filosofica priva di applicazioni pratiche. Assenza e invisibilità sono gli estremi in cui gli artisti concettuali giungono per contrastare un'arte incentrata unicamente sul visivo, nella direzione di un'arte che suscita pensieri e riflessioni. L'arte è idea e può essere affermata, realizzata, esibita anche con numeri, testi scritti, parole, grafie prelinguistiche, fotografie o altro ancora. L'obiettivo dell'arte concettuale è quindi quello di stimolare nello spettatore un pensiero critico riguardo alla realtà che lo circonda. Uno degli esponenti principali sicuramente è Joseph Kosuth. Nato nel 1945,
Le sue opere generalmente sono volte ad esplorare la natura dell'arte. Una delle sue opere più famose è One and Three Chairs, un'espressione visiva del concetto di forma. Il titolo è Una o tre sedie. Mostra una sedia, una fotografia di quella sedia e un testo di un dizionario con la definizione della parola sedia. Pertanto la riflessione è questa: abbiamo la sedia vera, la sedia riprodotta, fotografandola, e il concetto di sedia sul dizionario. Tutte e tre messe insieme sono tutte e tre sedie, ma sedie proposte in un modo diverso. Inoltre è famosa la sua serie Ex Libris, composizioni al neon con brevi testi filosofici. Di scrittori noti, anche di romanzi e così via, allestiti questi neon in spazi inconsueti, quindi non galleria, non museo, ma poteva essere l'atrio, l'ingresso di una metropolitana, ma qualsiasi luogo. Arriviamo poi a un altro, Saul Howitt, 1928-2007. È un importante esponente dell'arte minimale statunitense, però successivamente approda all'arte concettuale. Pone un forte accento sull'idea iniziale, che nel suo caso è la matrice di varianti infinite sulla figura del quadrato. Lowett afferma: nell'arte il concetto è l'aspetto più importante del lavoro. L'idea in se stessa, anche se non realizzata visivamente, è un'opera d'arte in quanto il prodotto finito. È la stessa cosa. Arriviamo al giapponese On Kawara, 1932-2014. Importante esponente anche lui dell'arte concettuale. Nel 1966 Kawara iniziò una serie di dipinti intitolati Today, che poi dipinti non erano proprio tanto, una specie di piccola installazione. Completamente monocromatici, la cui unica aggiunta era la data in cui erano stati realizzati. Pertanto, pensate, erano delle cassette di legno o di cartone dove la parte alta dipinta di nero con la data in cui veniva eseguito questo tipo di lavoro. Però sotto c'era un quotidiano del giorno. Era come dire, chiudo in un cassetto questo importante giorno che può essere un ricordo per un momento felice come triste, come vi dicevo. L'artista, pertanto, se in quel momento, in quel giorno lì non riusciva a finire l'opera, la distruggeva. Verso gli anni 70 poi iniziò a creare opere concettuali sullo stesso stampo, ma con frasi banali e apparentemente scontate, sotto forma di telegramma. Scriveva cose così semplici e le mandava in giro. Quasi come dire, esisto. Sapete che io esisto. Arriviamo all'italiano Vincenzo Agnetti, 1926, e se n'è andato molto presto, nel 1981. Artista teorico, autore di saggi sull'arte, esponente dell'arte concettuale italiana di primo piano, è simbolicamente rappresentato dal suo autoritratto, con scritto sotto, Quando mi vidi non c'ero. Oppure ancora, quello che ho fatto, pensato e ascoltato, l'ho dimenticato a memoria. Capite lo sfasamento? Le opere di Agnetti vanno anche lette all'interno di vari registri. L'opera che parla per sé, con la forza della sua essenza visiva, con la sua sottostante interiorità. Agnetti ha un atteggiamento analitico, cioè smonta le cose secondo una linea precisa del concettuale, ma è aperto alla capienza dei significati delle parole. Quindi ogni parola è pesata. E va pensata quando la si legge, e quasi a livello diventa anche figurativa, il pensiero diventa figurativo. Elementi di critica del linguaggio, critica alla politica. Agnetti ama questa cosa qui, come anche la presentazione teatrale. Il tutto si intreccia, sono aspetti inscindibili nell'opera, che rimane comunque un oggetto estetico in sé, ma con fortissimo aspetto concettuale. Immagini e parole fanno parte di un unico pensiero. A volte la pausa, la punteggiatura è realizzata dalle immagini. A volte invece è la scrittura stessa che diviene operazione estetica. È la parola stessa, come sognare di Yoko Ono,
Oh, Io sono domani di Claudio Brunello. Pertanto è vibrante il rapporto tra lo spazio e il trascorrere del tempo, che noi lo creiamo con questo movimento. Questo è il primo appuntamento, carissimi ascoltatori, dell'arte concettuale. Nel prossimo incontro continuerò a parlarvi sempre dell'arte concettuale, ma con altri protagonisti. E lo concludiamo. Grazie di avermi guardato e ascoltato. Alla prossima, ancora con l'arte concettuale. Ciao a tutti!